Esiste una ragione biologica per cui il cannibalismo è un tabù in quasi tutte le culture. Mangiare altri esseri umani può portare alla morte. Nello specifico, nutrirsi di carne umana provoca il cosiddetto kuru, una malattia del cervello simile al morbo della mucca pazza. Come registrato dagli antropologi, il popolo Fore della Nuova Guinea pratica l'antropofagia, un'usanza sempre meno diffusa tra le nuove generazioni. Fino agli anni 50, i membri di questa tribù erano soliti divorare i corpi dei parenti per purificare i loro spiriti. Numerosi sono i casi di antropofagia nel corso della storia, ma quello più bizzarro è certamente l'impiego di questa pratica come trattamento medico. Tra il 1600 e il 1800, i boia della Germania svolgevano anche un secondo lavoro: vendere le parti del corpo rimaste dopo l'esecuzione come medicina. E che dire dell'antropofagia come macabra abitudine nell'Ucraina del 1933? A causa della gravissima carestia dovuta alle politiche del regime sovietico, lo Stato si vide costretto a istituire una squadra anticannibalismo. Centinaia di persone furono accusate di aver mangiato i loro vicini di casa o in alcuni casi persino membri della famiglia. Sicuri di avere lo stomaco abbastanza forte? E allora, sigla. La mamma è sempre la mamma, ma c'è un'altra donna speciale su cui possiamo sempre contare e che ci ama in modo incondizionato. La nonna. Sia che abbiate ancora la nonna vicina, sia che la serbiate per sempre nel vostro cuore, è sempre bello pensare a lei come la persona che non vede l'ora di trascorrere del tempo chiacchierando con i suoi nipoti, magari di fronte ad un meraviglioso dolce appena sfornato. Sì, perché la mamma ai fornelli se la cava, ma la nonna è davvero una masterchef. La nonna lo sa quanto amiamo le sue leccornie, perciò mettersi a cucinare per lei è un atto di amore nei nostri confronti, un modo per renderci felici anche quando la vita si fa dura. Una tendenza naturale a richiamare questo roseo quadretto, ma siamo su calma apparente e almeno per un po' devo chiedervi di abbandonare il concetto che avete della dolce nonnina. Il frigo della nonna di cui vi parlerò oggi non contiene torte o teglie pronte per essere infornate, ma resti umani che attendono di essere cucinati e serviti. Il suo nome è Sofia Žukova. Arrestata all'età di 80 anni dopo essere stata accusata di aver assassinato 3 persone e averci preparato con i resti delle pietanze a base di carne in gelatina, polpette e altri piatti a base di carne per i bambini del quartiere. Sofia Žukova nasce nel 1939 nel villaggio di Svagina, nella regione di Nižni Novgorod, in Russia. La sua non è una famiglia benestante, non sa leggere né scrivere. Trascorre parte della sua infanzia con sua madre, mentre suo padre è al fronte. 9 mesi prima la fine della guerra, Sofia perde sua madre e, in attesa del ritorno a casa del papà, rimane sola ad occuparsi di tutto, tanto che viene spesso derisa dai suoi coetanei per la robusta costituzione e la sua forza fisica, data l'età. Non avendo un titolo di studio, trova impiego come operaia e qualche anno più tardi si trasferisce a Karabovsky, alla periferia del villaggio di Birozovka, dove, dopo essersi sposata, dà alla luce 2 figli e comincia a lavorare come macellaia. I suoi vicini la descrivono come una donna burbera e scontrosa che gira con un bastone.
Si racconta che abbia ucciso diversi gatti del quartiere, ma tutto sommato, fino al 2005, anno della morte di suo marito, la sua vita sembra procedere normalmente, se così si può dire, vista la morte dei felini. La dipartita del marito fa scattare in Sofia qualcosa che probabilmente cova dentro da tanto tempo. Il 14 dicembre 2005, i nonni di Anastasia Aleshenko, per altre fonti Masha Dmitriva, una bambina di 8 anni, non vedono rientrare la nipote dopo la scuola. Qualche giorno più tardi, gli abitanti di un condominio notano pezzi di carne messi appositamente lì davanti per sfamare i randagi del quartiere. Nulla di strano per gli inquilini, che in un primo momento non danno peso alla cosa. Ma quando il 27 dicembre, in un sacchetto della spazzatura, vengono rinvenuti resti umani, tra cui la testa mozzata e gravemente martoriata della bambina scomparsa 13 giorni prima, la gente del posto si rende conto con orrore che quei brandelli di carne non erano altro che i resti del suo corpo fatto a pezzi. Questa vicenda di cronaca nera sciocca letteralmente la città e la polizia si mette subito alla caccia del carnefice, ma non riesce a trovare nulla che colleghi la morte della bambina con la macellaia in pensione di 66 anni. Nel marzo 2013, la 77enne Nina Babenko, una lontana parente di Sofia, dopo aver venduto un appartamento a Khabarovsk, va a stare da lei un paio di settimane. Tuttavia, la donna scompare ben presto senza lasciare tracce. Sofia Zhukova viene ripetutamente interrogata dagli inquirenti, ma sebbene questi ultimi nutrano forti sospetti sul suo conto, non riescono a trovare prove che la colleghino alla sparizione della 77enne. Nel gennaio 2019, un bidello di 52 anni che aveva preso in affitto una camera nell'appartamento della pensionata per stare vicino ai parenti, tale Vasily Shliaktich, scompare misteriosamente. Non passa molto tempo prima che i resti del suo corpo vengano ritrovati nei cassonetti della città di Khabarovsk, portando gli inquirenti direttamente a casa della nonnina in cerca di tracce. Interrogati dalle forze dell'ordine, marito e moglie riferiscono di essere stati svegliati da forti colpi e flebili lamenti maschili provenienti dal piano superiore la notte del 29 gennaio. Il lampadario oscillava, tanto erano forti quei tonfi. Gli era sembrato quasi che qualcuno stesse spaccando la legna con un'ascia. Durante la perquisizione dell'alloggio, gli inquirenti rinvengono coltelli ed un'ascia insanguinati, tracce ematiche della bambina massacrata nel 2005, il passaporto della 77enne scomparsa nel 2013, di cui non verrà mai ritrovato il corpo, e nel frigorifero viscere e organi del bidello ex coinquilino della nonnina cannibale. All'età di 80 anni, Sofia Zhukova viene arrestata con l'accusa di omicidio. In un primo interrogatorio, la donna nega il suo coinvolgimento nei brutali omicidi. Poi ammette di aver ucciso solo la scolaretta e il bidello. Quella bambina di 8 anni faceva un gran chiasso e più volte nella tromba delle scale del palazzo l'aveva rimproverata minacciandola di tagliarle la testa e le mani se non avesse smesso. La bambina avrebbe pagato a caro prezzo l'affronto di aver fatto cadere di proposito un gelato dalle mani della spietata macellaia. Alla domanda sull'omicidio del coinquilino, la nonnina sostiene di averlo fatto a pezzi dopo aver abusato di lei con un suo amico, con la scusa di bere un tè in casa sua. E dice anche: cos'altro avrei dovuto fare? Durante il processo, Sofia Zhukova non mostra alcun pentimento verso le vittime e se la ride mentre il giudice legge i capi d'accusa a lei imputati. Il 29 dicembre 2020, 6 mesi prima di ripresentarsi in aula, la malvagia macellaia muore in ospedale dopo aver contratto il Covid. Le principali testate di cronaca russe paragonano la nonnina killer a Sweeney Todd,
il barbiere assassino dell'epoca vittoriana che uccideva i suoi clienti per preparare delle torte. Ai vicini di casa era sempre sembrato molto strano che, nonostante fosse sempre così scontrosa ed ostile, Sofia Zhukova trovasse il tempo per cucinare pietanze ai bambini e agli adulti del quartiere. Erano quasi sempre piatti di carne, soprattutto carne in gelatina. Uno di loro si rifiutava di assaggiare i suoi piatti. Diceva sempre chissà di cosa son fatti. È dovuto trascorrere più di un decennio prima che quella gente si rendesse conto di quanto l'uomo avesse ragione. Ma come si suol dire, meglio tardi che mai. E la storia di oggi termina qui. Vi ringrazio per averla ascoltata. Appuntamento al prossimo caso True Crime. Ciao, a presto.